Ti piace questo cortile? Ah, è stupendo. E poi anche questo scorcio che c'è della chiesa. Questo è tipicamente spagnolo, eh? Eh sì, ma ci sono delle misture. Delle misture perché in fronte è un po' plateresco. E pensi che sia un bel posto? Pensi che sia un bel posto per la Partenope? Ah sì. Eh beh sì, perché Partenope mi fa pensare a, diciamo, non solo a Napoli, ma anche a quel periodo e anche come Napoli e la Spagna erano in fondo un tutt'uno. Come se fosse una parte un po' lontana della Spagna e un po' perduta. Per questo io sono molto contento di poter andare a Napoli, al San Carlo. Interpreti dopo 300 anni, dicevo, lo spettatore deve riuscire a capire da quella tutto un mondo che c'è dietro. È un'opera meravigliosa, la musica è incredibile. Cantare quest'opera sconosciuta ma preziosissima, e devo dire che non solo professionalmente ma umanamente mi ha molto arricchito questa meravigliosa produzione. Tutto quello che c'è sul palcoscenico non è reale, è meglio, è come un sogno, è come un disegno, è come un quadro, un dipinto. Un'opera elegante, un'opera che riportano all'epoca barocca. Ho trovato una compagnia veramente molto affiatata e molto straordinaria. Per favore, facciamo di più questa musica perché è fondamentale. Fa bene al cuore e fa bene a tante altre cose. Pensi che Vinci sarà contento che facciamo quest'opera? Lui sarà molto contento. Io spero, io spero di sì. Lui aspetta anche che tutta la sua produzione abbia il posto che merita nella storia della musica. Esto es parte del mobiliario que va a salir en la ópera. Una vez proyectado lo transferimos a la tela, o sea, esto va repasado con un rotulador y luego lo transferimos con acetona. Y una vez ya lo tenemos, luego ya lo trazamos con pintura y ya empezamos a pintar. Todo sobre tela, no hay nada construido, ni corpóreo, ni con texturas, es todo pintado. Oh.
Ma sarò più alto domani. Stiamo eseguendo, stiamo provando un'opera di un autore, forse il più importante autore della prima metà del Settecento napoletano, Leonardo Vinci. Un'opera che fu molto apprezzata anche da Handel, che lo stesso Handel copiò varie arie di questa opera e le portò a Londra, dove le compose in un pasticcio che si chiamò Elpidia. Questo dimostra quanto Vinci fosse famosissimo all'epoca e quanto invece i musicologi e le storie della musica lo hanno liquidato con poche parole, dicendo sì, grande talento, ma... Possiamo dire che Vinci è forse il musicista più vicino a Handel come struttura vocale. Adesso scendo per andare alla prova in teatro. La peculiaridad de esta producción de Partenope es, en primer lugar, que es su primera versión escénica en más de 280 años. Esta ópera se estrenó para los carnavales de la ciudad de Venecia en 1725 y se trata de intentar reconstituir hasta donde nosotros podamos hacerlo, porque claro, no existe la infalibilidad en cuanto a la reconstitución histórica, una ópera frente a la cual el espectador se encuentre situado a algo o a lo más parecido que un espectador del 700 hubiese visto cuando acudiese a un teatro. Vale. Esta es el pie y hasta que no se va al monte y empieza la música del aria, vosotros no os ponéis en posición de remar, ¿eh? Entrar otra vez. No rompáis el barco, ¿eh? ¿Has hecho esta marca? ¿Has hecho esta marca? Está hecha. Bueno, ahora. Pa 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 pi pa pa ra pa 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 pa. ¡Ay! Para ahí. Ta pi ra pi pa 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 ram pam pim. No sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto. Terminé de cantar. Fuera. Pintara pa 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 pi pa pi pa pi pa pi pa. Dal chiaro splendore di stelle si belle. Dal chiaro splendore di stelle si belle. Lì ci sono gli strumenti del basso continuo, c'è un'arpa doppia. Quest'arpa non è come l'arpa moderna, contemporanea, ha due ordini di corde ed è un'arpa che viene usata fino alla prima metà del Settecento. Poi c'è il clavicembalo, lì ci sarà il violoncello che suonerà con il basso continuo.